Ladies and gentlemen, please welcome Seth Rollins. All'interno di Roma c'è lo Stato del Vaticano, là dove risiede una figura positiva e generosa come quella del Papa. In WWE c'è una persona così generosa e amichevole che potrebbe ricevere addirittura i complimenti da parte del Papa. Hai qualche storia da raccontarci al riguardo di questa persona? Credo che una persona che non riceve gli elogi che meriterebbe per la sua benevolenza è addirittura Vince McMahon. Negli ultimi anni è stato abbastanza nell'ombra e quando va in televisione lo fa nei panni del signor McMahon, un personaggio malvagio che fa delle cose terribili, però in realtà è una persona davvero grandiosa e si prende cura di tutti noi, atleti, chi fa parte dello staff di produzione e via dicendo, facendoci sentire una grandissima famiglia. E credo che sarebbe anche interessante vedere il signor McMahon e il Papa nella stessa stanza. Chissà che interazione ci sarebbe tra di loro. Sono due persone totalmente diverse, ma entrambe sono molto gentili e generose. Roma è conosciuta in tutto il mondo anche per gli studi di Cinecittà. Se dovessero girare un film riguardante la tua vita, che titolo gli daresti e perché sceglieresti quel titolo? Oh caspita, un film sulla mia vita come lo chiamerei? Che domanda pazzesca. Sai, ho un DVD in uscita con la WWE che si chiama Building the Architect, costruendo l'architetto. Quindi, non avendo un'idea migliore rispetto a questa, direi che possiamo utilizzare questo titolo del DVD anche per un film italiano che si chiamerebbe Costruendo l'architetto Seth Rollins. Let's have a test. Facciamo un test. Io dirò qualcosa e tu mi risponderai con qualcosa di correlato in italiano. Sei pronto? Mi sa che sarò bocciato molto rapidamente. No, tranquillo, è facile. Traditional food. Cibo tradizionale italiano. Oh, gelato. Gelato. Yeah. Yeah, pizza. Pizza, spaghetti. Spaghetti, pasta. Yeah. Okay, that's an easy one. Yeah. Cars. Macchine. Cars, what? Maserati, Ducati. Yeah. Ferrari, there we go, okay. Actor or attori o attrici? Italian actor or actresses? Attori o attrici italiani? That is tough. È dura, man. Questa. I can't think of any Italian. Non mi viene in mente nessun italiano. Dammi un indizio. Sophia Loren? Who? Chi? Benigni? Who? Chi? Ok, cambiamo argomento. Athletes. Magari di calcio, sportivi, cose così. Giocatore di calcio? No, non è il mio sport. Io seguo soltanto gli sport americani, non ne so nulla di calcio. Ok, per i calciatori chiederò a Cesaro allora. Sì, chiedi a Cesaro che conosce tutti i calciatori italiani. Singers or musicians? Cantanti o musicisti? No, non mi viene in mente nessuno, non conosco nessun intrattenitore italiano. Pavarotti? Pavarotti, sì. Luciano Pavarotti. Can you sing? Vuoi cantare come faceva lui? No, io non so cantare per niente. Posso cantare come Milli Vanilli in playback, quello è il massimo che posso fare. E chiudiamo con i fan WWE italiani. Cosa sai di loro? So che sono tra i fan migliori che abbiamo in tutto il mondo. Ogni volta che veniamo qui mi sono sempre sentito a casa. Adoro l'entusiasmo che la gente ci mette, la passione, tutto quello che offre. È sempre stato fantastico, non mi aspetto nulla di diverso stasera e domani. Cosa ne dici di chiudere con un saluto speciale ai fan della WWE di Sky Sport? Voglio solo ringraziarli. Dal profondo del cuore apprezziamo il sostegno che ci date e speriamo di offrirvi ogni sera lo show migliore che possiamo. Quindi grazie mille.